Maddalena Cordella, vivo a Montalcino, conduco insieme a mio padre la nostra azienda agricola. Mi occupo di agricoltura, mi occupo di vino, mi occupo di cereali, imbottiglio il mio vino, imbottiglio il mio olio, produco la mia grappa di Brunello Riserva e rosato. Il valore della mia proprietà è aumentato moltissimo da quando so che praticamente fa parte di un'area protetta. Vuoi produrre un vino eccellente? Devi partire dalla vigna a lavorare, ma non solo a lavorare le varie tecniche, no, agronomiche che vanno implementate, ma devi anche rispettare la natura, perché se non rispetti la pianta, il ciclo biologico e l'ambiente di per sé, non arriverà mai a avere un vino di qualità. Io parto dal presupposto che per avere un buon prodotto bisogna rispettare la natura. Già da prima, dal 98, quando abbiamo iniziato con i cereali, avevo già cercato di sfruttare questo lato di protezione e rispetto dell'ambiente e della natura. Infatti, non solo ho limitato la produzione, ma anche ho limitato l'uso di tutti quei prodotti che prima venivano utilizzati a destra e a manca senza sapere bene poi anche a cosa servissero, no? Io ho utilizzato finanziamenti statali nell'ambito del PSR, l'agenda 2007-2013. Grazie a questi ho potuto costruire la nuova cantina. È stata veramente una bella opportunità che mi è stata data, essendo donna, giovane imprenditore, al di sotto dei 40 anni. Ho vissuto il PSR in modo molto positivo, nel senso, io ho iniziato che se non avessi avuto il PSR, prima di tutto a livello economico non avrei potuto realizzare la mia idea, ovvero la mia cantina, no? Sicuramente delle limitazioni te le dà, però io non le ho intese come limitazioni, anzi sono partita da questi punti, quale il biologico, quale la certificazione ambientale, per far sì che la mia azienda facesse un passo in più, salisse un gradino. Quando parliamo di cereali, il biologico mette un po' più in crisi, diciamo, perché coltivare grano bio, se ad esempio la stagione non ti aiuta, non è sempre una cosa positiva, perché rischi di perdere parecchio raccolto. Le amministrazioni competenti per quanto riguarda il primo PSR non ho trovato grandissime difficoltà, anzi la comunità montana, diciamo, che si è anche capito l'urgenza che ci poteva essere nel dare il contributo, no? Nell'elargire il contributo, perché un'azienda giovane senza il contributo, diciamo, non sarebbe poi a sua volta partita. Quindi, ecco, da questo punto di vista sono stati anche abbastanza veloci e hanno capito le varie problematiche che potevano nascere se non fosse arrivato, diciamo, il contributo. La mia azienda, non sapevo che facesse parte di Rete Natura 2000. Ne vengo a conoscenza con molto piacere, perché penso che in fondo è quello che ho sempre fatto dall'inizio della mia attività. E penso che sia una cosa molto positiva, perché sottolinea, mette ancora di più in rilievo quello che è il concetto, penso, di tanti giovani imprenditori che si affacciano all'agricoltura ora, ovvero il rispetto della natura e il rispetto delle tradizioni e, diciamo, sottolineare ancora di più tutto ciò che abbiamo di positivo in Italia, tra cui l'agroalimentare e l'agricoltura in generale.